Buon pomeriggio a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. La didattica digitale non va in vacanza e a quanto pare nemmeno io, però insomma ho diradato un pochettino i miei classici contenuti in questo periodo, ecco, per osservare qualche momento un pochino più di detox digitale, ma è tempo di parlare nuovamente di Pan Quiz. Pan Quiz, di cui ho già parlato in un precedente videocorso in esclusiva nazionale, perché ve l'ho presentato con la prova pratica su strada in accordo con il suo creatore Paolo Mugnaini, è una ottima app per la didattica e ispirata alla gamification made in Italy. Già questo è un motivo ottimo per supportarla, ma in realtà la supporto e la supportiamo per la qualità del prodotto educativo, non soltanto perché affondi le radici nel nostro paese. Paolo Mugnaini è già mente anche di QuestBase, altra risorsa didattica che molti di noi conosceranno ed avranno utilizzato. Ebbene, di PanQuiz ho parlato nel mio precedente videocorso e vi invito ad andarlo a cercare qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea. Ora parliamo della app ufficiale, da poco disponibile sia per sistemi operativi Apple, dunque iOS, che per sistemi operativi Android, come nel caso che ora vi mostro. La scaricate e la scarichiamo direttamente da Play Store. L'icona è colorata e piacevolissima. Andiamo a toccare l'icona di PanQuiz. Molto interessante, ecco, ora io esco completamente come ospite. Molto interessante è la doppia funzione, vedete all'avvio, è veramente molto agile la app. Bravo Paolo in questo senso per le fasi dello sviluppo. Tramite il tasto verde svolgiamo il PanQuiz lato alunno, tramite il tasto blu accedi, accede il docente che si è precedentemente registrato. Io immetto le mie credenziali docente, quelle che ho utilizzato in precedenza. Questa volta non ho utilizzato un account G Suite, ma un account comunque istituzionale. Vediamo un pochettino. Faccio accedi ed eccoci qua. Scorre, io sto utilizzando uno smartphone di 6 pollici. Scorre in maniera piacevole, senza impuntamenti, si dice, cioè senza rallentamenti di sorta. Scopriamo insieme la storia di internet e il quiz che ho preparato proprio live con voi, simulando di proporlo poi agli alunni. Quindi anche lato docente è veramente pratica la gestione da mobile. Guardate, io ora tocco il tasto blu gioca, tocco sì, inizia a giocare. Lo schermo va in modalità panoramica, quindi in modalità orizzontale. Veramente ben fatto questo tipo di commutazione, ben fatta questa commutazione. Tocco avvia, simpaticissima anche l'icona del cuore. E adesso guardate, come nei migliori hop programmi di cucina, ho un altro dispositivo mobile pronto, dove questa volta, senza la app, ma proprio per mostrarvelo, ho aperto un comunissimo browser e ho digitato nella barra degli indirizzi, ricordo sempre da mobile, play.panquiz.com e ho una comodissima videata, eccola qui in webcam, dove vado ad inserire il codice che stiamo osservando, 42 47 61, tocco gioca io come alunno, inserisco il mio nome Andrea C, gli dico inizia come alunno, ecco qua, sposto appena appena il mio faccione per mostrarvi, vedete quella bandella che osserviamo, diciamo, color blu scuro, anche se qui sembra lilla, ci dice un partecipante e quindi in realtà siamo pronti, lato docente, per poter avviare il nostro quiz. Osservate, io ora vado a toccare inizia. Vuoi veramente iniziare il PanQuiz con un partecipante? Bello anche questo avviso che ci viene mostrato. Vedete che voi lo state osservando in grande, ma io ho un dispositivo mobile che utilizzo come docente, un dispositivo mobile che sto utilizzando per simulare di essere alunno. Io gli dico sì, inizia sul mio dispositivo mobile. Un 321, molto interessante. Ed eccoci qua che noi siamo perfettamente pronti per andare a cominciare. State sentendo in audio perché io l'avevo attivata anche la lettura della domanda. In che anno è nata internet? Eccoci qua. Vedete, questa è la
videata che noi abbiamo come docente proponente, l'alunno non fa altro che andare a selezionare tramite i tastoni colorati la risposta che desidera. Ed eccoci qua, in che anno è nata internet con tanto di conta alla rovescia. Siamo pronti? Quindi, estremamente agile, estremamente comoda da utilizzare anche da mobile, dal docente, perfetta PanQuiz, se facciamo scaricare la app ufficiale ai nostri alunni, proprio per coinvolgerli e farli partecipare in didattica in presenza o in contesto di didattica a distanza ad un quiz disciplinare che consenta loro di rinforzare le competenze oppure di giocare in una chiave didattica intelligente, andando così ad esplorare contenuti e nozioni in una maniera sicuramente più stimolante. A voi dunque la prova pratica su strada, vi invito a scaricare la app di PanQuiz, la app ufficiale, da Play Store per sistemi operativi mobili Android e da App Store per sistemi operativi Apple, quindi per iOS. Ancora un caro saluto da Andrea Cartotto e vi dirò che ci rivedremo a breve per un test anche della app ufficiale proprio per sistemi operativi Apple. La proverò probabilmente da un tablet Apple, dunque da un iPad. A presto!